Ciao a tutti, io sono Norotus, bentornati sul mio canale. Siamo noi qui con The Binding of Isaac Rebirth e andiamo a fare una partita normale dopo essere stati massacrati da The Lost. Con chi vogliamo fare una partita normale? Judas l'abbiamo fatto l'ultima volta. Kane, ti odio. Samson nella Dark Room. Dai, facciamo così. Perché poi la Dark Room è una cosa che non voglio più vedere. Il seed per questa run è SQN20RSK. Monstro Slang. No. È uno di quegli oggetti che dico, boh, dai, l'ho trovato all'inizio, poi troverò qualcosa che cambierà l'effetto. No, poi faccio casino. Monstro Slang è un oggetto che va ricaricato, nel senso che cambia il nostro stile di d'attacco nei confronti dei nemici. E quindi va caricato il colpo e spara lacrime a raffica, però in un raggio abbastanza breve. Diciamo con un'ondata di lacrime. E non è proprio bello, cioè a me non piace troppo, quindi eviterei. A meno che, logico, avessimo qualcos'altro con cui si combini, allora sì, ma non è proprio il nostro caso. Quindi evitiamo di prendere questo oggetto. Vediamo magari... È una di quelle scelte che dici, boh, però se avessi qualcos'altro che si combina, ma non... No. Non so perché ho ucciso lui, ha più senso eliminare prima quelli più piccoli, ma va bene lo stesso. Di più sono ancora in modalità The Lost, quindi sto cercando di prendere meno danni possibile. Vabbè, giustamente è un allenamento per il futuro. Shoop da whoop, già che non ho oggetti da barra spezzatrice, ti prendo. Nada. Prima te che sei un campione. Vai, campione! Scusate, classiche battute da padre dei film americani. Come andiamo, campione? Te esplodi o sei solo un po' scuro? Ok, eri solo un po' scuro. Cioè io non ci vedevo, eri normale. Non è che magicamente te hai un colore più scuro degli altri. Vabbè, stavo per dire... No, non volo, dimenticavo che non sono con The Lost. Stavo dicendo... sì, sei monete! No, non volo qua. Quindi mi sono andato a schiantare sulla roccia. Ero abituato con The Lost. Dai, manchi solo te. Range up, non male, non ho bombe, quindi non posso prendere quelle. Tutto esplorato, sì. Boss. Ah, il mio migliore amico. Questa run può anche finire qua adesso. Lo odio The Lost per di più nell'ultimo Jack SS. Abbiamo... dice lo Special Show, magari è meglio dire. Abbiamo fatto un seed che partiva nel Cellar con The Lost. Con The Haunt. Sarò morto 15 volte prima di riuscire a battere The Haunt e passare al secondo piano. Una cosa insopportabile. Ok, Shoop da Whoop non fa un cazzo di danno, è una cosa che mi turba. Speravo facesse molto più di danno. Adesso vorrei... Ora, l'abilità di... ecco, grazie. Di Samson è quella che in ogni piano, ogni nemico che uccide, gli... no, ogni danno che prende... gli aumenta il danno di 1. Il fatto è che poi al piano successivo questa cosa si resetta. Guardate, qua ci muoio. O me o lui, no. Per un pelo de culo. Oggetti potenti come un aumento di range che non serve a niente. In questo momento c'è un cuore rosso su, quindi probabilmente andrò a prenderlo se era per strada, ora non mi ricordo. Sì, era per strada. E niente, allora andiamo al piano successivo... senza troppa felicità, soprattutto perché Samson è un personaggio con cui tutto sommato ci fa piacere, relativamente piacere prendere danno. E in realtà uno vorrebbe non prendere danno per avere opportunità di patti col diavolo. Grazie, per un pelo prendevo un danno. Cosa vuoi fare? Aumentarmi il danno? Perché adesso, essendo in una fase normale senza aver preso danno, non è particolarmente alto. Vorrei... aumentare la rate of fire, vorrei... guarda, preferisco Tami's Head che Manimal se prendo... uno lo posso usare in ogni stanza, due se prendo un oggetto del tipo... Brimstone, divento... ho vinto la partita in pratica. Ho visto, ho anche ucciso uno. Che rischio. Ti prego, ok. Come vedete in ogni stanza posso usarlo. Chiave qua. La ghigliottina non mi piace troppo però.
In pratica la mia testa ruota attorno al corpo e i danni li prende il corpo, quindi la mia testa para i colpi. Il fatto è che è un po' un casino da utilizzare, cioè mi confondo spesso. Una bomba sola, quindi dai, proviamoci. Io ci conto, sugli scrigni. Vabbè, ho recuperato la bomba, ma ho perso una chiave. Non è proprio facile facile usare la ghigliottina, però anche è anche vero che la testa mi fa i colpi, quindi... Più che altro mi rende difficile la raccolta degli oggetti e il passaggio attraverso le porte. Per il resto poi, più o meno. Ah, mi prende il braccio? Ok, scendiamo. Scusate. Sì, sarò 6 ore a passare da una stanza all'altra. Però devo dire che è un effetto molto figo. Quello senza ombra di dubbio. Chiave. È già boss. Vabbè, andiamo al boss allora. Mostro. Sparo tutto, t'ho beccato niente. Ma me l'aspettavo. Cioè, più che altro Tamized, se non con combinazioni come col coltello o Brimstone, viene bene usato contro i nemici normali, nelle stanze normali, non contro i boss. Appunto, a meno che ci siano delle particolari combinazioni. Mi si sta seccando la gola tantissimo. Non prendere danno, che non l'ho preso finora, quindi continuare su questa strada mi farebbe molto piacere. E trovare un pattino con Satana mi farebbe altrettanto piacere. Sarei stato più felice se invece di trovare il range up avessimo trovato un HP up da spendere qua con Satana. Beh, l'abbiamo trovato con l'HP up. Piglia. E vai. Ok. Quello è Abaddon, che ti svuota la vita di cuori rossi, ma te li mette di cuori neri. Ti mette 6 cuori neri. Quindi se spendessi 3... No, poi non posso. Aspè, aspè. Devo capire come fare le cose per non fottere tutto. Se prendo... Volevo prendere Abaddon per ultimo, se poi prendo 3, poi non posso prendere quello. Merda. Però la voglio la Satanic Bible. O forse posso prendere l'oggetto da due anche con un cuore. Boh, proviamo. No, non proviamo perché se non posso poi mi gioco Abaddon. Ah, cosa fare? Cosa fare? Cosa fare? Merda. Proviamo, vaffanculo. Ok, lo prende. Ok, Quindi ho danno, evil e mi tengo a Satanic Bible che ogni N... No, forse è meglio tenersi così, capito? Dammi sai. Vabbè. Ogni tot... come si dice? Ogni... Non mi ricordo quante stanze posso spawnare un cuore nero. Dammi... Satana mio. Rate of fire e danno su. Di corsa, anche se mi è costato un bel po', eh. Però non ci lamentiamo. Sconosciuta, range up, telepills, così non prendo. Sì, così non prendo il danno d'uscita. Che culo, l'ho chiamata. Volendo potrei attaccarvi con Guppy Sable. E invece no. Beh, ci ho provato. Solo che. Voi mi preoccupate un po'. Perché gli infliggo lo status paura? Probabilmente lo fa Abaddon. Sarà. O forse perché ho l'evil così alto? No, non credo sia una cosa. Però sarebbe una figata, se aumentare l'evil ti permetterebbe di infliggere lo status power. No. Se qualche lacrima infligge lo status power, niente. Ok. Il boss, ma io devo ancora andare a trovare l'oggetto della stanza normale, quindi. Con calma. Sembra una run che ha preso una buona piega, ma siamo sempre in tempo per fottere tutto, dato che bene o male non abbiamo quelli rossi. E se non prendesse una certa direzione, cioè una certa... Se non trovassi certi oggetti, tipo vita, potrebbe essere un problema. Allora, ci decidiamo a... ho anche rischiato di prendere danno. La voglio con la batteria e la prenderò. No, non la prendo. Maledizione, perché? Ah, perché l'ha fatto esplodere verso l'esterno. Che stupido. Se mai dovessi imparare a volare. Anche è vero che con la testa che mi pare i colpi, forse sono un pochino più tranquillo. Forse. Un pochino.
Voglio usare una bomba lì, sì, forse sì. Me, tra tutti gli oggetti proprio... Come si chiama? Little Gish. Che non ne vado praticamente pazzo. Cioè sì, non è niente di particolare. Un companion che spara e rallenta i nemici. Facciamo così, però devo prendere il mio corpo come punto di riferimento e non la mia testa. Beh, ho recuperato la bomba. Perfetto, perfetto, perfetto. Finiamo ad esplorare, già che siamo a dei piani non troppo enormi. Vediamo, magari riesco a ricavarne qualcosa di buono. Sì, mi pento di aver preso la ghigliottina. Ma mi pento tanto. Fastidio immane. Cuore nero. Monete irraggiungibili. Potessi volare. Più che altro mi dà anche la mezza impressione di poter volare, il fatto di avere la testa staccata dal corpo. Invece non è così. No, perché ho voluto continuare a esplorare? Io odio questa stanza. Più o meno l'inferno. Ecco, grazie. E non sono morti perché erano chiusi. Ah, dai, apriti, apriti, sesamo. Ok. Un po' meno ok adesso. Uno, dai, ne rimane uno. Fantastico. Tutto per una moneta, rischio anche di prendere danni stupidi, dato che con la ghigliottina. C'è una challenge room, magari c'è qualcosa di interessante. Corpo. Get your shit together. Guarda. Per non sapere né leggere né scrivere, anche se sono solo due bombe. Già che non dovrebbe essere troppo difficile qua la challenge. E avere degli oggetti in più non mi dispiace, io sono messo abbastanza bene. Prendiamoci questo rischio e facciamoci anche la challenge room. No, con lo status paura è una menata di palle dovervi combattere. Ok. Un po' meno ok per voi che mi venite addosso. Però se vi infliggessi lo status paura, niente. Non mi sparate semplicemente. Boh, due bombe. Andiamo giù velocissimi prima che comincino a sparare. Fantastico. Ha anche una velocità abbastanza alta, mi serve. E boh, andiamo. Vabbè, no, finiamo con l'ultimo ramo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. E poi andiamo a battere il boss. Ah, non si è messi male. Nel senso, stiamo andando alto. Rate of fire anche alta. Chissà, se si è preso il mostro slang. Non so come sarebbe andato. Vabbè, i polmoni di mostro. Vediamo cosa ci dice il boss. Mega fatti, che ti odio perché sei uno di quelli che ha più vita. Per una volta che ho tanto danno potrei risolvere facilmente il combattimento con un boss, mi capita quello che ha troppa vita, vabbè. Non ci lamentiamo, comunque non è un boss problematico, a parte che per una mossa che è quella quando fa salto particolarmente rapido. Questo no, questo è salto prevedibile. Poi ne fa uno rapidissimo, che di solito ci si finisce sempre in trappola. Questa è la mossa con cui si riesce a combattere facilmente, tant'è un danno l'ho preso perché sono un cretino, quindi ritiro tutto quello che ho detto. Un altro damage up di corsa. Quanto abbiamo di danno? Ma neanche così alto! E poi abbiamo preso il patto, abbiamo preso Abaddon, abbiamo preso il pentagramma. No, non abbiamo preso il patto, abbiamo preso il simbolo. Ecco, mi manca il patto. Dai, prendiamoci sto rischio. Gimpy! Che mi viene molto bene in questa situazione. Una volta che prendo danno, c'è una possibilità di spawnare un cuore grigio. Se così fosse, sarebbe ottimo, dato che io ora come ora sto vivendo di cuori grigio e nient'altro. Grazie, ora lo status paura non uscite più. Ok, pensiamo prima a te che sei maledizione. Vabbè, il mio danno aumenta, vediamola così, anche se non la vedo proprio così perché non sono in una situazione tranquilla. Bibbia satanica. Andare allo shop per ottenere oggetti come... Come si chiamano? La batteria alla 9 volt sarebbe molto utile. Il problema è che non ho i soldi per comprarle, quindi... C'è poco da fare. Ok. Dark Room. Sei l'unico, mi sa, che mi manca nella Dark Room. E ne sono felice perché mi piace molto di più andare nella chest per vedermi diventare stracazzuto quando prendo tutti gli oggetti possibili e immaginabili. Invece nella Dark Room c'è un po' di... Meh, così così. Attack Fly, no, mi sa che l'altra. È quella blu. No, è quella rossa invece. Buono. Che mi gira dove? Attorno alla testa del corvo. Cioè una... Al corvo, sì, al corpo. Ha una traiettoria ellittica. Oh, fantastico che l'abbiamo rallentato. Stavo rischiando di prendere danno lo stesso, quindi... I patti costano solo uno, sì, non ho neanche un... Non
Sì, però come funziona se ho i cuori grigi? Che costano solo un cuore grigio, sarebbe ottimo, non credo. Maledizione! Questa stanza d'inferno, continuerò a ripeterlo. Ti prego, ti prego. Ma tant'è un altro danno perché sono un cretino. Oggi è una di quelle run dove mi insulto pesantemente, ma me lo merito. Più che altro è che non sono messo male, ma rischio di sputtanare tutto come sempre. Però il mio danno è aumentato enormemente in questo momento. Ok, prima pensiamo a te, direi. Con le spine poi, e ghigliottina è un casino. Allora, mi manca una stanza, la facciamo così. Battiamo questa stanza, usiamo Satanic Bible, prendiamo la batteria e riusiamo Satanic Bible. Ok. Satanic Bible. Adesso stare attento al corpo. Satanic Bible di nuovo. Ok, stanza grande. E questa è una stanza tranquilla invece. E prese 15 danni. Adesso, a parte che è un danno enorme perché ho preso troppi danni, seriamente. Quindi questo boss dovrebbe essere, non dico una passeggiata, ma abbastanza semplice. Adesso capita The Blowout come minimo. Secondo oggetto di Guppy, dai, 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 dai che ci avviciniamo alla fatidica meta. Manca un oggetto per diventare Guppy. No, Petrified Poop no, anche se mi interesserebbe ottenere monete, però preferisco la lingua di Giuda. Ah, trovassi un HP up. Ok. Telepills, non mi interessa come ora, no? Calma un attimo. Ok. Andiamo a battere boss. Mega Man. Vuoi una rate of fire più alta? No, il problema di Mega Man è che fa quel suo coso con le fiamme blu, questo, che mi fotte sempre. No. Sono riuscito a fotterlo prima. Dimenticavo che non sono The Lost, quindi mi serve un altro range up che non serve a niente. Satana, consolami tu. Krampus! Merda. Oh! Due danni di fila, mi girano le scatole. Sì, quasi quasi gradirei la Rate of Fire. Ah, ma due danni perché io pensavo adesso mi mosso, in realtà la testa era fuori, ma non il corpo. Potevo usare le chariot, in effetti, vabbè. Cosa c'è da dire? Che preferivo il Lamp of Coal, infatti mi ha dato Lamp of Coal. Sono estremamente felice di tutto ciò. E faccio un danno portentoso. Allora, telepills che se mi teletrasporti da qualche parte carina. No, niente. Ci ho provato. Allora, niente, prendiamoci. Non ho voglia di continuare a esplorare, non ho i soldi per niente. Andiamocene giù. Manca un oggetto di Guppy, eh. E poi voglio aumentare la mia Rate of Fire. Anche il danno, perché in realtà non è che abbiamo il danno potente, eh? Nel senso sì, non siamo messi male, ma neanche benissimo. Speriamo in Guppy, ma anche due cuori grigi non mi fa male. Peccato che per raccoglierli non ci riesca, dato che il mio corpo è separato dalla testa. E io non riesco a vederlo perché io logicamente guardo. Magari se smetto di guardare la testa e comincio a guardare il corpo. Però ho un po' meno prospettiva di dove io stia sparando. Peccato che io non guardo mai me stesso, guardo sempre dove sono i nemici. Odio. Ce n'è un'altra. Ok, era solo tre, grazie. Non vedo il mio corpo, non lo vedo, è perché. Schifoso bastardo. L'odio. E c'era il creep, solo che io, volando con la testa, dico, vabbè, ma io non prendo danni da creep, vado. Ah, maledizione a me quando ho preso lo stracazzo di. La stracazzo di ghigliottina. I danni che non prendo per i colpi, perché mi ripara la testa, li prendo perché ci vado sopra col corpo, sulle spine, sulle cose. Se intendiamo anche nella. Proviamo se c'è la stanza segreta prima. Che magari potrebbe essere un aiutino, eh? Giusto, giusto. No, allora niente, andiamo. Bella, utile. C'è il mezzo gaudio del fatto che il mio danno aumenta. Ma proprio mezzo, un decimo di gaudio. Perfetto, continua a prendere danni stupidi. Ma perché poi? Se sono passato al centro. Perché? Perché il mio corpo non era al centro in realtà. Dio che odio. Nemici facili proprio. È ancora vivo.
Ora mi devo calmare perché sto prendendo danni stupidi, ma principalmente tutti per la ghigliottina, perché non vedo dove è il mio colpo. Quindi ormai deciso, ghigliottina non ricade negli oggetti buoni. Perlomeno non per me, magari c'è chi ha uno stile di gioco che riesce a tenere sotto controllo questo. Complimenti per lui! E vorrei un oggettino di Gabby, così, mi farebbe molto piacere. E ridaglie. Maschere del cazzo. A volte, ma io non vi incontro quasi mai, ma quando vi incontro devo farlo 5 volte di fila, perché sennò non sono felice. Ok. Oh, l'oggetto. Ero così preso dall'incazzatura e dalla rabbia che mi sono dimenticato che c'era l'oggetto da prendere. Stavo già dicendo, andiamo a battere il boss. Flaming Tears. Le mie lacrime sono infiammate e a volte esplodono. E non credo io possa essere coinvolto nel danno dell'esplosione, non lo ricordo. Ho un danno enorme, ma non vale perché è aumentato per i danni che ho preso. Non so come ho fatto a non finire sulle spine, perché con sto corpo. Continuiamo a esplorare. Chissà da quanto è che ho pieno Satanic Bible. Spero da poco perché. Soprattutto ho i soldi per lo shop. Cosa di cui non mi ho reso conto minimamente. Ok. Non è male, è le Flaming Tears. Non sono per niente male. Vabbè, a parte che con un danno così alto non. Stupido Jacopo. Non è neanche che si possa notare più di tanto l'effetto delle Flaming Tears, però. Non ci sputiamo sopra. Ah, no, 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 no. Gimpy, grazie per avermi ripagato in qualche maniera. Come odio le maschere. Appunto, dicevo, quando non le trovo mai, poi le trovo sempre. Per contrappasso. Ok. Shop di corsa. Se c'è grid, io sfondo lo schermo a testate. No, non lo faccio perché ne ho uno e mi è costato anche un po'. Ok. Solo pillole? No. Piggy Bank? Sì, con tutti i danni che ho preso, guarda, di corsa. Ti prendo anche un cuore grigio. Ti donerei cose delle monete, ma me le tengo che c'è ancora un piano. No? E stanza segreta non l'abbiamo trovata. Non ho neanche voglia di cercarla, se devo essere sincero. Però guarda, giusto perché abbiamo 11 bombe, non me ne ho manco reso conto. Fantastico. Grid, dove non era da una parte, poteva essere solo dall'altra, dai. Perché non è che potevo trovare una stanza segreta e uno shop addirittura senza complicazioni. No, Missing Poster non lo voglio perché contiene gli indizi per sbloccare dell'osso, ma noi l'abbiamo sbloccato come le merde. Eccolo lì sulle spine. Io lo sapevo che ci finivano sulle spine. Lasciamo stare, guarda. Ah, The Adversary. Quanto danno ti faccio? Guarda, mi hai rotto le scatole su di Chariot. Frega niente. Niente Satana? Perché? Vero che ho preso danno, ma non era danno con i rossi, anche perché non ho quei rossi, per il più il mio evil è pazzesco. Io ci voglio mandare da Satana. Io voglio Gappi. Se divento Gappi è fatta. E sorpresa, di solito lo divento. Ah 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 ah! Ho questa battutona da film d'azione americano da 4 soldi. Lucky Foot, che non è particolarmente lucky per me, però. Vediamo qua sopra cosa ci attende. Non male. Non male. Quante cose? Ma com'è possibile che sia uscito tutto questo culo all'improvviso? Da dove? Scapular, che non mi ricordo mai cosa fanno, mi sembra che mi dia quando ho poca vita, forse dei cuori grigio quando prendo danno, non me lo ricordo. E The Tower, che vabbè, già che non ho niente. Spero di non doverlo usare, se devo essere sincero. Perché The Tower spawna delle troll bombe in tutta la stanza. Però di solito finiscono per far più danno a me che agli nemici. Di solito, per esperienza. Voglio usare una bomba. Sì, ho 7 bombe, usiamola, una bomba. Che può contenere un oggetto. Non ci arrivo, ma figurati. Ma dai. Io pensavo che dice, vabbè, dai, comunque poi ci passi. Ma che infame, ta. Non so come ha fatto evitare tutti i colpi. Satanic Bible chissà da quant'è che carica. Spara poco. Ok, beh, tutto sommato siamo sopra le 6 vite, quindi direi che siamo in positivo. Ok.
Cioè, l'ottimale sarebbe averne 12, logicamente, però. Non è che si può avere tutto nella vita, eh. Ci accontentiamo per ora. Ok. No, allora, i danni esplosivi li fanno anche a me. Quindi devo stare attento, non è stata una scelta saggissima. Però, beh, insomma, se posso gestire Bob Brain, posso gestire anche questo. L'amatissimo, saggio e divino Bob Brain, eh? Non dimentichiamo. Caro, grazie. Giù, oggetto, Brimstone Spider. Non so come abbiano fatto a morire, se devo essere sincero. Mi interesserebbe ottenere anche la chiave di mamma. Così. Perché ho già preso la Capistail. No, non ho guardato. Sì. E con la Capistail comprendo più scrigni, avere la chiave di mamma vuol dire ottenere più cose da scrigni. Piercing Shot, non male. Ma neanche questo strapotente aumento di capacità. Però già posso passare attraverso i nemici. Non è male, già. Ho ucciso molto più velocemente questi nemici. Sono quasi a 12 cuori, visto che menavo tanto le scatole e ci sono quasi arrivato. No. Dimentico che sei quello cieco che spara a culo e mi dai più fastidio di quello normale. Ok, prendi la chiave. Metti la cera, togli la cera. Mi sta restando verso il boss e prima volevo andare allo shop, quindi. Non che io adesso abbia i soldi per lo shop, ma prevedo a breve di averli, anche perché se prendo danni poi dovrei averli. Grazie al piggy bank. Ah, lo shop è qua. Usare un po' le scatole. Super greed! Morto. Ah, per le fiamme, semplicemente. E non è male, allora, Flaming Tears. Cacche. Schiantatevi. Non su di me, non su di me, sulle spine. Dannazione. 2, 3, 4, 5! Di più! Cazzarola. Ma più che altro avessi come si chiama? Diebit sarebbe ottimo perché recupererei cariche per recuperare vita alla fine. Cioè, sarebbe un modo di compensare il prendere danno con recuperare danno. Recuperare vita, perdono. Mamma? Sì, non voglio esplorare quell'ultimo buchetto di culo che è rimasto. The Tower lo usiamo a caso. A spreco. Ah, invece l'ha colpita. Visto? Faccio tanto rompipalle che non va mai a segno, invece. Vabbè, comunque non dovrebbe essere un problema. Invece sì, perché? Perché probabilmente ti ho sparato addosso ed è esploso il colpo. E quindi il piede è meglio non sparargli. No, vabbè, chi se ne frega. Quanto vita ne abbiamo. Poi se ti riuscite a colpire. La rate of fire non è particolarmente alta. Non ho visto il piede. Cosa ho preso danno? Allora, calma, calma. Perché non vedo il corpo. Devo prendere la negativo che devo andare nella Dark Room. Prendere questo. Satana, dammi un oggetto di gatti. Una cosa ti ho chiesto, Satana. Una cosa ti ho chiesto, Satana. E te mi dai le troll bombe, i ragnetti, le moschine, sai cosa me ne faccio. Ah, vabbè. Abbiamo il negativo che ci serve. Vediamo di non far cazzate. Possiamo stare abbastanza tranquilli. Abbastanza, dico. Non troppo. Meno male non abbiamo danno particolarmente alto, se non quando prendiamo danno, ma qui non ci conviene prendere danno perché non prendiamo più mezzo danno, ma bensì un danno. Ho mollato la mano sinistra per. No, la mano sinistra non ce l'avevo qua, ce l'avevo con The Lost. Sto facendo una confusione allucinante. Scusatemi, perché vi dicevo, ma aspetta un attimo, non avevo incontrato Super Sloth, Super Pride, cos'era? No, no. Era in quella run che ho fatto precedentemente con The Lost, che avevo trovato la mano sinistra. Dicevo, beh, mano sinistra con Gappy's Tale. Ottima opportunità per trovare oggetti di Satana. Guarda, per guadagnare una bomba in più. Da bravo accattone quale sono, faccio anche così. No, così devo fare. Fantastico. 10 bombe. Non che le abbia usate, non che le userò. Sarebbero 2 danni se li prendo, e probabilmente li prendo. E invece no, e uno sì. Tanti soldi che mi servono a poco, è un altro danno. Sì, è stata una mossa stupida. Vabbè, almeno mi ha aumentato il mio danno. Dai, almeno c'è questa controparte. Che speravo, dico, boh, magari metti che c'è qui che serve. Vabbè, se adesso ci muoio, adesso ci muoio. Guardate adesso come fanculizzo tutto. Ah, vi prego, no, non fanculizzare tutto, Norotus. È Norotus che ti parla, Norotus, non fanculizzare tutto.
Voglio Satana. Voglio Satana e voglio diventare Gappi. Con Satana, cioè più che altro è una cosa connessa. Se mi beccava, se mi beccava. Oh. No, direi che me ne sto con quello che ho adesso. Perché avessi un D6 adesso io rollerei tutti e tre i libri, sarebbe fantastico. Book of Shadows mi dà invincibilità temporanea. Questo mi dà colpi telepatici. E questo fa l'effetto del The Tower, quindi non lo usiamo. Death, quando l'ho preso? Non me lo ricordo. Probabilmente me l'ha dato quando ho ucciso mamma. Ok, sì. Non vedevo l'ora di ottenere una cosa simile. Ok, non attiviamo la torretta. O uccidiamola prima che si attivi. Non mi servono tante chiavi perché poi. Ho 50 monete, com'è possibile? Perché poi devo andare nella Dark Room, dove non sono necessarie chiavi perché ci sono gli scrigni rossi. Però. Cioè, quindi usiamole il più possibile. Perché non sei morto? Con gli scrigni dorati. Ah, lo so perché ho 50 monete, perché ho la piggy bank. Un pochino più lontana potevo mettere. Soldi che non servivano. E andiamo a provare a battere il boss. The Fallen, che ci dà un oggetto di Satana. Quindi potrebbe essere ottimo. Death non gli ha fatto un cazzo. Era meglio tenerselo per una stanza con tanti nemici. The Fallen. Ok, i colpi penetrativi. Beh, penetrativi, sì. Che trapassano sono ottimi con The Fallen. Perché passano attraverso. Terzo oggetto di Gappi. Siamo Gappi. Voliamo. E non mi interessa avere la Gappi Spow, però. Quindi direi che andiamo giù. Direi proprio di sì. Ok, finalmente sono Gappi. Volo, quindi sono più tranquillo. E. Cioè, quindi sono anche. Faccio meno casini con la ghigliottina. E spawno un sacco di mosche. Adesso, proprio per cercare il pelo nell'uovo, mi interesserebbe ottenere tante. Un Rate of Fire. Oppure, già che sono qua, anche le. Come si chiamano? Le moschine, che. La Loveflies che mi gira attorno. Però non voglio stare 6 ore qua dentro. Un cuore grigio. Ottimo. No, non l'ho vista. Cioè, quello che ho ottenuto l'ho perso, in pratica. Non so neanche perché sto giocando con te. Infatti. No, facciamo le cose per bene. Una qua. Una qua. E ho recuperato una bomba. Chiavi che non mi servono sono proprio gli skin che troverò qua. Basta, andiamo. Loki, non sei un problema. Le mie moschine si prenderanno cura di te. Cricket Head! Sì! Era quello che speravo. Adesso mi serve solo un Rate of Fire. Rate of Fire Up. L'è fatta. Quindi un Tears Up. Avere anche le lacrime invisibili sarebbe ottimo. Lacrime fantasma. Però, vabbè, non è che si può aver tutto, eh. Sto pretendendo un po' troppo. Era un po' che non diventavo Gappi, no, non credo. È una cosa abbastanza costante nei miei video, no? Non mi sembra sia passato così tanto tempo. No, no, no. Più che altro che se le mosche si schiantano contro le maschere, si schiantano, muoiono e le perdo così a caso senza che facciano niente perché le maschere sono immortali. Dark Bomb mi avrebbe fatto piacere trovare questa. Run, grazie per un colpo sparato proprio diretto con la. Con la precisione di un cecchino. Range, a quanto pare range è l'unica cosa che sto migliorando in questa run. Niente. Se muoio adesso che sono Gappi. Pin? Sì. Che è morto brutalmente, mi ha dato troppe mosche. Incredibilmente i nemici anche rilasciano mosche commisurate alla loro vita quando muoiono. Interessante. O forse è solo così, non lo so. Cioè in realtà non le spawno colpendo, ma le spawno uccidendo. Questo mi vengono i dubbi pesanti. Il problema di Gappi è che le mosche ti stanno vicine e non parano i colpi. Finché non. Cioè se non si va vicino al nemico loro non fanno niente. Ma nel qual caso fanno una strage comunque, quindi nel senso non è che mi debba lamentare troppo. Santa sbagliata, ma non è un problema. Satanic Bible. Eh sì, senza Satanic Bible avrei smarronato un po' perché sarei morto prima, probabilmente. Ok, devo stare attento a non sparare colpi a nemici troppo vicini perché se esplodono faccio male. Destra, sì. Ok,
volo. Che bello. E boss. It lives. Morto, come? Come è possibile? Manco me ne sono reso conto. Per sicurezza andiamo di qua, così siamo sicuri di andare giù da Satana. E ci siamo. Dai, che finalmente depenniamo un altro oggetto, non vedo l'ora. Volo, quindi prendo solo un danno a uscire, che in realtà... In pratica ho recuperato un cuore nero. Perché ne ho perso uno e ne ho guadagnati due. Ok, sono bello OP. Anche se a prendere danni stupidi sono sempre bravo, ma principalmente per colpa della ghigliottina. No, Doctor's Remote, no? Vabbè, a parte che... No, vabbè, non mi interessa. Per di più è il Broken Remote. Quando uso un oggetto da barra spaziatrice, vengo teletrasportato a caso nel piano. Ora, siccome non è mio interesse essere teletrasportato a caso, è anche vero che la Judas Stone non mi serve più. Cioè, in teoria, a meno se trovassi la carta The Joker, posso andare da Satana e prendere un patto con un cuore. Però anche qui non riesco a capire perché... bene o male ho i cuori grigi, quindi cosa succede? Costa sempre tre cuori, boh. O solo un cuore grigio, boh. E invece non mi interessa, cioè comunque anche se questo è inutile, l'altro è più inutile dell'inutile. Credo che la spiegazione sia cristallina. Ok, un sacco di screen adesso per la Gappy's Tale. Pip, schifoso bastardo, sei già morto. La godo quando sono OP. Che sono un po' bastardo, però. Quando me lo posso permettere, dai. Non capita spesso, soprattutto ne vengo da delle partite con The Lost, quindi consentitemelo. Satanic Bible, manco mi ero reso conto che si fosse ricaricata. Oh no. Cosa sono quelle torrette? Ah, oh, non mi ricordavo cosa fossero quelle torrette. E continuano a sparare anche dopo aver eliminato tutti. E continuo a prendere danni come un cretino. Ma che inferno. Perché volevo prendere le monete che... Ho preso tre danni da stupido perché volevo prendere le monete che non mi servono. Però è una questione di completismo. Lo so io perché l'ho voluto fare. Su di qua. No, era sicuramente su dall'altra parte. Prego muori, ok. Perché la torretta continua a sparare finché non muoiono gli altri. E quelli lì, se non morivano, mi sarei trovato per mi confrontare anche con la torretta. E conoscendo le mie abilità di evitare i colpi, sarebbe finita male. Satana, a noi due, è una vita che non ci vediamo, Satana. Maledizione, ho sbagliato il tempo. Ero convinto di esserci stato troppo. The Fallen è una passeggiata con i colpi penetrativi. Più che altro perché se quando spawnano in due li faccio fuori subito. Ho un danno pauroso. Ok, ha fatto tutto Gappy. E andiamo a incontrare T-Lamb. Fantastico, così con Samson non devo fare più niente. Ma Samson è abbastanza forte, mi piace come personaggio. Ah, beh, di più c'è anche la possibilità di... Oh, sì. Ho ottenuto un cuore in più. E ho quasi... Mi manca solo la Gappy's Head e ho fatto poker. Come si dice con Mac di Glitcherud. Ho quasi fatto poker con di Gappy. L'unico oggetto che mi manca di Gappy è la testa. Averlo trovato prima, però il gatto morto mi avrebbe fatto piacere, se devo essere sincero, però. Teratoma. Oddio. Oh molto oddio. Fantastico. Ah, sì, ho preso danno alla Bob's Brain, diciamo. Danno esplosivo, ma unicamente per colpa mia. Perché ero troppo vicino al nemico. No, in realtà per colpa dell'effetto delle lacrime. Solo che se capitasse per Bob's Brain non potrei dire che è per colpa di Bob's Brain, perché Bob's Brain è unico e perfetto, quindi... Sarebbe una bestemmia verso le divinità. Che è una bestemmia, non capisco come potrebbe essere non contro le divinità. O The Fool non ho voglia di combattere contro l'avversario doppio. Teletrasporto non mi interessa. No, non mi piace. Almeno che lo trovi come primo oggetto e dici vabbè lo uso, che magari mi teletrasporta la Yammer Room, ma in genere no.
Per più credo in 80 episodi se ci è andato 3 volte alla Yammer. No, una, due. Una sicuro. Per di più tipo nella prima puntata o se non nella seconda. Non di più però. Ed era anche la strada sbagliata. Che bellezza. No, la puoi rimettersi giù. Dove c'è una stanza doppia e quindi dove che tutti evitano sicuro. Oh no. Due danni. Oh, oh, momento, momento, momento. Ois, questa non è la metà del button. Dopo questa citazione ho vinto tutto. Mongolino d'oro. No, ce n'è ancora uno, ce n'è ancora uno. Tant'è un danno è riuscito a farmelo. Dio la rabbia. Beh, tra tre policefalus in una stanza singola in effetti è un po' difficile da... Come spazi, eh? No, niente di più. Oh, due pip. Ed è un vicolo cieco. Santo signore, proprio strada totalmente sbagliata. Vabbè. Comunque, stai a vedere che il gatto mi ha salvato. Cioè, se dovessi morire prima di arrivare da The Lamb, vuol dire che... LOL. LOL. Gli diminuisce la rate of fire, ma sti cazzi. Cioè, vuol dire che senza il gatto, cioè, avrei fatto una bruttissima fine. Cioè, sarei morto arrivando fin qua in maniera OP, tra l'altro. Devo dire che il quad shot mi ha cambiato la situazione. E andiamo anche a Charm of the Vampire. Ho rivalutato il la Dark Room, se devo essere sincero. Vado un sacco. Ma probabilmente fa spawnare screen rossi, ma con una probabilità aumentata di trovare oggetti. Okay. Ah, avere i colpi che trapassano è fantastico quando ci sono tanti nemici, come in questo caso, perché riesco a colpire quelli in lontananza, per di più con il range che ho. E vai, Spider Baby, Spider Revenge, tutto, tutto. Sono quasi... No, vabbè, non sono messo bene, ma sarei quasi tentato di esplorare per vedere quante cose riesco a ottenere. Oh no, Daddy Long Legs. Vai, Leech. Sanguisuga. Vabbè, alla fine ho esplorato tutto, quindi è poco da lamentarmi. Vai qua. Già morto? Chiedo scusa. Sto facendo un po' tanto il beccio, devo stare attento perché sto esagerando a gasarmi. Vabbè, se muore così velocemente mega fatica tantissima vita. Altro oggetto. No. No. Il fettuccine jar no. Perché... No, in teoria è proporzionato al danno, quindi ci starebbe, però no. In pratica le mie lacrime sparo le bombe. Questo... No. Vabbè, sì, non cambia niente in teoria. Tiene 4, sì. Però possiamo fare così. E così. Così sempre tranquilli. Fantastico. Di Ask abbiamo trovato anche di Lamb. Di Ask non è un problema, muore velocissimamente. Una chiave che non, qui non faccio niente. E andiamo a battere di Lab, direi proprio in scioltezza. Tutte le mie mosche ci sono schiantate addosso. È morto non velocissimamente di più. E abbiamo sbloccato il codino di Samsung. Samsung. Olè. Che bellezza. Che bellezza. Oh, che bello. Ci mancano sempre meno cose per avviarci verso. Boh, non dico un finale, magari avvicinarci al Platinum God, che credo per il Platinum God credo servano aver raccolto tutti gli oggetti, quindi averli sbloccati anche, logicamente. E poi per il Real Platinum God fare anche tutte le cose con The Lost. Quindi più o meno, pian piano ci avviciniamo, mangiando poco a poco. Dai, io spero vi sia piaciuto questo episodio, se vi è piaciuto mettete mi piace, condividete con gli amici che possono apprezzare il genere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!